Il 2023 sicuramente è un anno probabilmente ancora più intenso del 22 per una serie di motivi. È un anno in cui avremo più gare e avremo anche gare doppie. In più le faremo con un team satellite, quindi non raddoppiamo, quadruplichiamo gli sforzi. Sapremo solamente a fine anno veramente cosa ha significato a livello di sforzo di squadra e soprattutto di azienda, ma onestamente sono molto ottimista visto le basi che abbiamo costruito. Credo che cominceremo l'anno, affronteremo l'anno con ancora più grinta, se possibile, rispetto a quello dell'anno passato. Definire i quattro piloti in una sola parola, beh, con Aleix ormai è il capitano, si sa. Maverick è il vero Top Gun, quindi genio adesso con la testa. Interessante anche conoscere i nuovi piloti con Miguel, mi viene da dire il dottore, molto completo, molto pulito. E Raul, forse il più matto di tutti, il più crazy. Il target per il 2023 è semplicemente far meglio del 2022. Abbiamo fatto terzi, dobbiamo fare secondi. Dobbiamo fare in modo di alzare l'asticella. Un target molto semplice. Ovvio che se mi dici vuoi vincere il mondiale, sì, ma non credo che sia ancora il momento, anche perché durante il 2023 sfrutteremo il fatto di avere più dati anche da altri piloti sulla caratteristica della nostra moto e questo ci farà crescere durante l'anno sicuramente, ma anche in futuro. Beh, è stato divertente. Lo scorso anno già, diciamo che avevamo messo anch'io dei panni non proprio miei. Quest'anno abbiamo esagerato un po' di più. Sono già curioso di vedere cosa potremo inventare per l'anno prossimo, ma divertente, dai. Crediamo di aver fatto molti compiti a casa, i numeri che abbiamo registrato ad oggi ci dicono che sembrano essere stati svolti bene, e anche le prime prove in pista sembrano confermare questo. La situazione tecnica è diversa anche perché abbiamo un team satellite da seguire e da supportare e da cui ricavare informazioni importanti, quindi credo di sì, credo che siamo partiti bene. Aprilia ha investito molto in aerodinamica negli ultimi anni e si vede dai risultati e dalla trasformazione continua della nostra moto in questi ultimi anni. La Moto 2023 è un'ulteriore evoluzione e sicuramente vedrete cose molto interessanti durante la stagione. Eccetto il sottoscritto, questo è un ambiente molto giovane, è molto stimolante. C'è una continua generazione di idee in tutti i campi e questo è sicuramente il principale ingrediente che ha portato Aprilia al livello di competitività attuale. Alla fine della stagione 2023 sarei felice se avessimo lottato per la vittoria in diverse gare e possibilmente per il campionato. È stato divertente sdrammatizzare quella che comunque è la tensione di questi momenti. Dai, è stato un gioco simpatico, divertente, mi è piaciuto. Secondo me sono evoluto tanto, nel senso sono molto più maturo, conosco molto di più a Aprilia, questo mi dà molto anche tranquillità e alla stessa volta pressione, pressione perché so quanto è importante per questa azienda stare davanti e lottare per delle cose importanti e questo è pressione, ma alla stessa volta sono tranquillo e maturo perché conosco tanto e questo mi aiuta molto. Aprilia Racing ha evoluto e ha cresciuto tantissimo da quando io sono arrivato al 2017, è una responsabilità grande essere un capitano, devi anche fare il capitano, non solo che ti chiamano il capitano, ma devi anche attuare come un capitano, devi prenderti la responsabilità. Io sono preparato e penso che sarà anche un'altra stagione buona. L'anno scorso, il 2022, è stato un anno per imparare la moto, per imparare la squadra, l'Aprilia. E soprattutto per imparare anche da me stesso, quindi molto felice e molto contento con il rendimento che abbiamo fatto l'anno scorso e soprattutto tutto quello che abbiamo imparato per quest'anno. Quello che ha migliorato di più è stata la sensibilità con il gas, è molto importante per me perché io guido tanto con la ruota di dietro, quindi farla scivolare, avere più la moto in mano mi dà tanto gioco, soprattutto dopo quando la guido, quindi quello è stato un miglioramento molto importante per me. È chiaro che sarà molto più esigente, no? Queste due gare, ma comunque penso che sarà molto importante anche per i fan, anche per i team, no? Sempre puoi provare un po' di più la moto, puoi vedere come lavora sulla gara. Secondo me sarà buono anche per migliorare la moto di cara domenica.
La nuova Aprilia RSGP 2023 è andata bene, sono stati dei test positivi e la moto è uno step in più rispetto alla 2022 e siamo contenti di come è andato il test. Io credo che ci sia ancora margine di sviluppo, la MotoGP è una categoria estremamente competitiva e quindi abbiamo comunque nel taschino altre soluzioni che proveremo nei prossimi test per migliorare ancora di più la moto. L'area dove c'è stato un miglioramento più importante sull'RSGP 23 è sicuramente il motore. Abbiamo fatto diversi passi dalla mia prima volta che ho guidato questa moto e il motore è cresciuto tanto e sicuramente dovrà continuare a crescere, però comunque è migliorato molto. Chiaramente il collaudatore è un ruolo differente e è difficile da pilota a volte mettere in secondo piano la performance, però fa parte del lavoro e sono felice che la moto è cresciuta tanto in questi anni che sono in questo ruolo. This is the legend of a fearless team united by a top secret mission, a dream that may seem impossible to achieve. Only an exceptional team of heroes can get the job done. They say many things about him: brilliant, stubborn, tireless, always looking ahead, ready to take on any challenge, no matter how big. But everyone needs a partner in crime. A beautiful mind, an inventor of machines. His legendary creations are always pushing the limits, redefining what's possible. Together, they are an exceptional duo, always in sync. But these two men are not alone. Three brave knights, ready for any ride, complete the team. For him, nothing is impossible. Whatever the challenge, whatever the obstacle, he never gives up. Experienced, diligent, a guiding light for all to follow. A champion of style and talent, instinct and guts. A real pleasure to watch. There must be a reason his parents named him Maverick. A man of fascinating and striking charm. Everyone loves him, but don't be fooled by that perfect smile. When the going gets tough, the tough get going. The team is ready, more than ever before. Another epic battle for MotoGP glory is about to kick off. And here comes the final piece of the puzzle. There she is. Aprilia Racing, season premiere, March 25th. Time to hit the track.